Il Provincial Reconstruction Team Italiano è l'unità civile e militare che si occupa in particolar modo della ricostruzione e dello sviluppo della provincia di Herat. And this project could be integrated in the project that we are doing for the support center. Il compito principale di questo sistema è quello di coadiuvare le autorità della Repubblica Islamica dell'Afghanistan nel rafforzare la propria influenza e implementare così la creazione di un ambiente stabile e sicuro. In buona sintesi è un lavoro che può essere equiparato a quello di una prefettura in Italia e serve a mettere insieme le varie parti che compongono una provincia, sia dalla popolazione, sia le autorità governative che le autorità distrettuali. Questo processo passa anche attraverso la riforma del settore della sicurezza e la costruzione di opere pubbliche. Lo scopo principale del PRT è quello di separare la popolazione dall'insorgenza e quindi dare stabilità attraverso la ricostruzione, attraverso il soddisfacimento dei bisogni primari della provincia e l'assistenza anche alle autorità governative nella pratica del buon governo. I progetti e le priorità sono stabilite dalle autorità afghane che decidono come e dove investire il bilancio messo a disposizione dal PRT italiano per quell'anno. In particolare quest'anno abbiamo avuto un grande successo nell'incrementare i fondi a disposizione del PRT, avendo a disposizione i fondi del governo americano, i fondi dell'Unione Europea e i fondi privati. In tal senso il PRT ha quadruplicato il proprio budget, passando da un budget di 5 milioni di euro a un budget di 22 milioni di euro. Questo ha portato un enorme lavoro per noi, però ha portato anche una stabilità maggiore nella provincia di Herat. Allora, le cliniche vengono a costare in genere intorno agli 80.000 euro, le scuole a seconda della zona intorno ai 120-140, questo deve essere intorno ai 200.000 euro. Questo sarà il nuovo centro dipartimentale della cultura. È un edificio che ha tre piani ed effettivamente per questa città è un elemento molto rilevante. All'interno ci saranno tutti uffici che gestiranno tutta la parte dell'educazione nella provincia di Herat. Lavoriamo sempre con i progetti che realizzano qui. Noi seguiamo i lavori, siccome i fondi sono i nostri, di conseguenza noi facciamo tutta la direzione dei lavori e controlliamo che i lavori vengano effettuati nel miglior modo possibile. Tutti i progetti inseriti vengono realizzati da società afghane con manodopera locale. In questo modo, oltre a creare opportunità di lavoro per le ditte locali, si permette al popolo afghano di essere parte attiva nel processo di ricostruzione e sviluppo del proprio paese. Questo è il Women Business Center ed è un palazzo che verrà interamente dedicato alle attività femminili. Ai primi due piani ci saranno negozi, al secondo piano ci saranno invece dei magazzini e al terzo una sala conferenze e anche una palestra. In più verrà creato all'interno un punto di sostegno psicologico proprio per le donne.
Starbucks. Questo è stato costruito e realizzato, diciamo, è voluto proprio perché lì c'è la tomba di una principessa, molto importante per Herat. E quindi loro hanno voluto, proprio per simbolo di questa figura femminile, creare questo punto, diciamo, di scambio di attività e di idee delle donne proprio qua.